Sono veramente, veramente contenta di come sta andando, di come abbiamo legato col gruppo. Infatti ogni sera cerco sempre di godermela proprio fino all'ultimo. È 3 giorni che dormo 5 ore proprio perché purtroppo siamo già quasi alla fine e già mi sta venendo da piangere. Mi chiamano Giulia Lanza, vengo da Brescia, ho 17 anni, vado quasi per i 18. La mia cavalla si chiama Zitara New Moed, è una cavalla olandese di 17 anni e sono con lei da 1 anno e mezzo. Voglio sempre dare, diciamo, il meglio. Siamo molto simili a lei, vogliamo fare bene, vogliamo montare bene, non per forza vincere, ma fare equitazione bene, ecco. Io sono il tifoso numero uno, chiaramente. Anna Giulia ha seguito un po' le mie orme. Lei a 2 anni mi ha detto: io papà voglio diventare veterinaria e andare a cavallo. È una risoluta, se si mette in testa qualcosa, quello è, non c'è modo di toglierlo dalla testa. Lei è nell'equitazione, si dedica anima e corpo, fa tantissimi sacrifici. Parte la mattina alle 6, arriva a casa alle 9, tutta la sua vita è improntata su, beh, scuola chiaramente la mattina e l'equitazione. Anna Giulia è la figlia che tutti vorremmo, educata, sensibile, dolce, parla sempre con una voce piacevole, quando parla è piacevole, però è anche concreta, è una che vuole imparare, in questi giorni ha fatto tantissime domande, forse è quella che ha fatto più domande di tutti. E per cui ha sicuramente la possibilità, le capacità per migliorare come Amazzone. È veramente un'esperienza unica e mi sto divertendo veramente molto. Anche con i tecnici sto imparando moltissime cose veramente utili. Anche oggi con Donofrio, che solo dandomi 2 accorgimenti mi ha veramente cambiato il lavoro con la cavalla. Scopro ogni giorno cose nuove e diciamo scopriamo l'equitazione a 360 gradi proprio. Abbiamo cambiato qualcosa nel lavoro in piano, con il cavallo si è trovata molto bene, anche oggi con l'imboccatura, e deve imparare fondamentalmente. È molto appassionata, molto appassione, molto attenta, si dedica tantissimo, quindi sicuramente se questa è la sua passione riuscirà sicuramente. Allora, come voto mi hanno dato un 74 su 100 con il commento credi in te stessa e mi hanno detto molte cose che mi fanno tra l'altro molto piacere, che sono fin dal primo giorno sono sempre stata entusiasta, curiosa, mi hanno anche detto che sono migliorata tanto e su questo devo dire un grazie veramente, veramente grande a tutti i tecnici perché in una sola settimana ho veramente cambiato tutto. Cerco sempre di. Ecco, adesso mi sto venendo da piangere. No, non voglio. Cerco sempre di trasmettere la mia positività a tutti. Scusate. Perché. Respira, Un respira, attimo. tranquilla, respira. No, mi commuovo perché per una volta ho trovato un gruppo unito in cui mi sentivo parte del gruppo, cosa che purtroppo non è successo molte volte. E infatti mi dispiace veramente tanto andarmene, anche se so che tornerò, però sarà triste. E sto dicendo che cerco sempre di tenere il sorriso per tutti. Chiudiamo in bellezza. Adesso mi metto a piangere perché chiudiamo.
dovete essere in grado di capire su che tipo di fondo state montando.